Grazie chef Fabio Campoli per essere ancora in nostra compagnia, bentornato. Grazie Sonia, grazie sempre a te. Allora, amiche e amici, vi consiglio di tornare indietro, di andare a vedere fra gli altri video la prima puntata che abbiamo fatto di questo Healthy and Longevity con il loro chef, bravissimo chef Fabio Campoli. Una lunga storia di conoscenza, Rai, TGCom 24, tante cose, andatevi a sentire perché Fabio è veramente un professionista speciale, ascoltatelo. Abbiamo detto che prendendo spunto dal fatto che mi chiedete spesso come faccio a mantenermi in forma, io vi racconto che seguo la vigorevole offerta del dottor Fabrizio Duranti, che prevede l'utilizzo di pochi grassi, il consumo di pochi grassi in modo tale da, sembrerebbe, stimolare la termogenina, che ci permette di mangiare sì i carboidrati, con pochi grassi riusciamo insomma ad ottenere degli ottimi risultati. Fabio, che è un bravissimo professionista, ci sta spiegando alcuni trucchi, ci sta dando alcuni consigli su come mangiare sì sano ma molto molto gustoso, e con alcuni trucchi per l'appunto utilizzando pochi grassi. Allora Fabio, ci hai dato tantissimi consigli di cottura e di condimento della pasta, buonissimi, bellissimi, che vi consiglio per l'appunto di andarvi a vedere. Tu mi hai scritto una proposta di puntata con Olio in cucina, una storia da riscrivere. Sì. Che cosa intendi esattamente? Sì, perché io sono affezionato alla storia perché è il nostro punto di riferimento, anche gastronomica, ma poi dobbiamo avere il coraggio di prendere strade nuove senza essere legati alla tradizione, cioè il si fa così e basta in cucina è micidiale. Quindi i libri li prendiamo, stanno bene, li studiamo perché è stato fatto un percorso, però le dosi dell'olio non sono più quelle, l'olio non è più quello, il fabbisogno energetico non è più lo stesso e i mezzi di cottura non sono più gli stessi. Quindi il poco ma buono, è, se non è attuale adesso, è attualissimo e si può fare bene iniziando a pensare all'olio extravergine d'oliva, ma anche ai grassi. Poco buono, ma con tre utilizzi differenti. Nella mia cucina io faccio così, utilizzo l'olio per la rosolatura, che non mangio mai. Cioè, quando metto un olio per far rosolare un prodotto, carne, pesce, vegetale, sì? Quell'olio lì, sì? Io personalmente, i miei clienti non lo mangiano mai, perché è un olio portato Bravo. Ad alte temperature. Poi utilizzo Bravo. L'olio da cottura, cioè l'olio che va con l'alimento in padella, è ancora un altro livello che poi spiegherò, e poi c'è l'olio da condimento. Quindi iniziamo a dire che c'è un olio che rosola il prodotto, che non serve poi tantissimo, ma se vogliamo utilizzare olio da rosolatura. Olio... E che cos'è l'olio da rosolatura? Allora, da rosolatura, se noi vogliamo fare, che ne so, la melanzana in padella, la stessa fettina in padella, cioè una fettina in padella cotta in modo giusto, non può avere quell'olio portato ad alte temperature e poi mangiato no. per farci la scarpetta, cioè questo è il senso. Allora, se noi vogliamo fare un prodotto rosolato, che va a finire non quando, allora, frittura profonda è quando il prodotto cade immerso deep, profondamente nell'olio, quella è la frittura. Altrimenti facciamo i prodotti in padella, e questo vale per cuocere il pesce, calamari, pesce, carni, verdure, tutte quelle volte che noi in casa passiamo la bottiglia d'olio comune in padella, la facciamo scaldare molto e poi ci mettiamo il prodotto dentro convinto di farlo rosolare bene, poi mangiamo sia il prodotto che l'olio. Allora, bravo Fabio, bravo. Allora, nella mia cucina questa storia è abolita da tanti anni, ma poi è evoluta. Quindi se proprio cerco l'olio da rosolatura, è un olio d'oliva che posso portare ad alte temperature, ma non altissimo, ma mi serve per far rosolare bene il prodotto, ma una volta che il prodotto è rosolato lo tolgo via, quell'olio lo butto e poi utilizzo la carta dell'olio a crudo. Quindi la prima cosa è l'olio da rosolatura che io nella mia cucina non mangio. Per le cotture, Bravo. Da tanti anni sto così spingendo per dire che è inutile che continuiamo a accendere padelle col fuoco al massimo, passare un olio comune in padella, farlo bruciare e poi metterci dentro le verdure, le zucchine. Cioè, quella è dieta, è sano nella nostra testa, però se tu prendi una padella che non vale niente, la porti a 250 gradi, magari antiaderente, Follia. Ci metti un olio qualunque, abbondante, poi ci metti dentro le zucchine, tu pensi di aver fatto un prodotto dietetico e sano, ma forse ti sei fatto male a lungo, alla lunga. Allora, nella mia cucina, tutti i prodotti che vanno in padella, funghi, melanzane, zucchine, cubetti di pesce, tutto ciò, sia proteico che vegetale, io lo condisco in insalata, lo penso sempre ad insalata. Ogni qualvolta io voglio utilizzare l'olio extravergine per far rosolare bene il prodotto, ma lo mangio, faccio delle insalate. Dammi un esempio che ti piacerebbe, non so, un vegetale, che mangeresti?
zucchine, non lo so adesso. Io le zucchine le adoro, ma hai preso subito il mio preferito, le zucchine. Allora, di solito prendiamo la padella, l'olio, lo portiamo ad alta temperatura e poi mettiamo le zucchine dentro per farle rosolare. Sì. Non serve a niente, sì. Secondo me, lo dico dopo tanti anni di esperienza. Se noi prendiamo le zucchine tagliate fresche, le mettiamo in insalatiera, prima mettiamo sempre il sale, perché il sale igroscopico si scioglie meglio. Il sale, noi ne mettiamo poco, fior di sale, non sale comune, cioè il sale dolce. Ne mettiamo un pizzico sulle zucchine, l'acqua delle zucchine scioglie il sale, a chi piace mette la cipolla, il porro, quello che vuole. In ultimo, invece di mettere olio a pioggia, ne basta un cucchiaio. Perché non mettiamo quell'olio? Se noi mettiamo l'olio sulle zucchine, perché vogliamo avere una rosolatura. Allora, certo. E non ne serve poco e buono. Fai una bella insalata di zucchine, pensata di insalata, la padella giustamente calda, le zucchine che vanno dentro e verranno bene allo stesso modo. E questo lo faccio... Ne sono certa. Mi sembra speciale. Quindi abbiamo detto l'olio per rosolatura, l'olio per... Quale altro olio utilizzi, Fabio, in quale tipo di circostanza, per quale tipo di cibo? Allora, poi, vabbè, per me, a me piace molto variare. L'ho imparato da tutti voi la bellezza di variare l'alimentazione. Tanti anni, cioè, io sono un cuoco, ma ho la fortuna di, insomma, di fare 20 anni di TV e di editoria e redazione, quindi ascoltandovi, no, si cresce anche nella cultura. Allora. È stato reciproco, tu hai imparato da noi, ma noi abbiamo imparato da grazie. Te, e ancora oggi sto imparando qualcosa, È bello che cresciamo sempre di più. Allora, per me l'olio da condimento è un'eccellenza, quindi non può costare 5 euro al litro. E poi l'Italia è un patrimonio così vasto, veramente, dal nord al sud, dalle isole, pensate che l'Italia ha circa 500 monocultivar. Cioè il 40% delle varietà di olive presenti al mondo, il 40%, non esageriamo, sono in Italia. Cioè se uno pensa al Nocellara del Belice, l'olio siciliano, già sa quel profumo di pomodoro, fruttato medio, cioè sui vegetali. Se pensi al Lazio, alla varietà Itrana, che è leggermente... Certo. Cioè, quindi l'Italia permette di avere almeno 2-3 fruttati in cucina, bottigline piccole da 2,50, Bravo. E allora tu ti tieni 2-3 varietà di oli differenti, pesce, verdura, lo metti a crudo, veramente il mezzo cucchiaio. E a quel punto veramente ne basta una goccia, sì. E si ottiene il risultato. Quindi... E così risparmiamo i grassi, il sapore, anche perché talvolta Fabio, diciamo così, vogliamo dire che la vera qualità, l'eccellenza sta nella semplicità anche nel vostro campo? Io sorrido perché per me è la quotidianità, poi faccio anche il piatto gourmet, ma il piatto gourmet è nella nostra mentalità dell'accogliere l'ospite, cioè andare al ristorante è la stessa cosa di far da mangiare a casa, dovrebbe essere, da una parte sei ospite, mio, non paghi niente, da un'altra parte sei sempre ospite, mi paghi, ma io ti devo accogliere nel giusto modo, in modo moderno, sempre secondo me, non può essere impostato sul gusto. Cioè il cibo deve essere anche gustoso, ma se noi non abbiamo dei professionisti che conoscono la materia prima, i mezzi di cottura e ci sanno portare a tavola, cioè la piacevolezza del cibo, quindi la semplicità, come hai detto te, poi è l'esperienza, sinceramente io non posso dire che ero così 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Mi piace questo di te, che sei vero, la prima qualità che hai è che sei proprio vero, Fabio. Grazie. È proprio vero, si migliora, si cresce, si cambia, si studia e quindi si arricchisce sempre di più. Questo deve essere poi in generale un po' il senso della vita, no? Sì, è bellissimo. Poi voi siete proprio una famiglia di super professionisti, perché adesso non so neanche se lo posso dire, ve lo dirò anche se lo posso dire. Lo posso dire, certo, insomma, la tua compagna storica, tua moglie, insomma, che la persona che condivide la vita con te è un'altra cuoca, una chef bravissima anche lei, quindi proprio in due siete veramente eccezionali. Anzi, saluto Patrizia. Fabio, grazie. Ti vorrei un'altra volta ancora, che dici? Con piacere, grazie a te. Con piacere. Allora, ci vediamo prestissimo, grazie allo chef Fabio Campoli, seguitelo perché è veramente un bravissimo professionista. A presto.